Fare i conti con l'ambiente, Ravenna 2014, il tema dei rifiuti, evoluzione o involuzione, ne parliamo con Filippo Brandolini di Federambiente. Ecco, quali sono le scelte tecniche e le scelte emotive in relazione a questa tematica così importante? Ma il tema tratto da questo titolo, scelte tecniche e scelte emotive, molto, come dire, suggestivo. Il tema è stato cercare di fare una riflessione su come evolvere e non involvere nella gestione dei rifiuti nel nostro paese. In particolare, intanto cercando di essere in sintonia con quello che è il nuovo paradigma che a livello europeo si sta cercando di costruire, quindi passare dalla gestione dei rifiuti in termini di smaltimento a una gestione delle risorse, estrarre quindi tutto quel valore sia in termini di materie che di energia che dai rifiuti può provenire. Il titolo che prima citavamo, così suggestivo, è legato alla particolarità della situazione italiana in cui spesso la gestione dei rifiuti è carente sia dal punto di vista impiantistico sia dal punto di vista organizzativo e quindi vive in situazioni di vera e propria emergenza, peraltro quelle situazioni che sono un po' l'immagine del paese all'estero rispetto a questo specifico settore. In realtà in questo paese ci sono realtà imprenditoriali, imprese, gestori molto importanti, molto capaci, che nel corso degli anni sono evoluti, hanno investito, hanno innovato sotto il profilo tecnologico e hanno anche recuperato efficienza per raggiungere quegli obiettivi che l'Europa ha stabilito e che l'Italia ha deciso di corrispondere con coerenza. E quindi in buona sostanza la necessità è quella di tornare alla cosiddetta buona politica, quindi fare delle scelte precise e soprattutto attuarle, sapere dove si vuole andare, fare dei piani per seguire degli obiettivi e non affidarsi invece a scelte appunto emotive, casomai dettate da ragioni politiche, elettorali, di raggiungimento del consenso e quindi scelte che hanno una breve durata, un breve respiro, mentre nella gestione dei rifiuti, ovvero delle risorse, così come in tanti altri servizi pubblici di interesse generale, sono necessarie scelte di medio-lungo respiro che possono avere valore per i prossimi 20, 30 o anche 50 anni. Grazie Federambiente, grazie Brandolini, buon lavoro.